Gaville, Museo della Civiltà Contadina. Qui molti attrezzi riconducono alla cultura della lavorazione dei campi. Andiamo a vedere quelli utilizzati per ottenere il prezioso olio dalla raccolta alla frangitura. Pierluigi Righi è il direttore del Museo della Civiltà Contadina di Gaville. Assieme a lui siamo all'interno di un antico frantoio. E come veniva svolto il lavoro qui? Venivano portate l'oliva nel carro dalla casa del contadino fin qui al frantoio. Venivano gettate in questa scodella di pietra e con un bove che girava intorno alla macina schiacciava le olive fino a diventare una poltiglia omogenea. Poi veniva presa con le mani e messa dentro a quei sacchi di stiancia, chiamati appunto stiancini, e lì cominciava la spremutura tramite il torchio. Ecco, al torchio lavoravano diverse persone, doveva essere un lavoro faticoso. In questo caso, quando era al massimo di pressione, per esempio ci volevano 4 persone, l'olio cominciava a colare nella buca cosiddetta dell'inferno e quindi passava attraverso varie fasi di decantazione, i vari travasi, fino all'olio purissimo che veniva messo nell'orcio. Ecco, veniva messo nell'orcio. Lei mi ha parlato della buca dell'inferno. Perché si chiamava la buca dell'inferno? Perché ci colava il primo olio scuro, viscido, morchioso, quindi non era ancora il concetto dell'olio limpido come sai in mente noi ora. Ecco, quindi poi veniva depositato, ha detto, in degli orci? In degli orci, classici toscani, di terracotta, che è il vanto della nostra Toscana. No? Quindi non solo, ma c'era una diversa misura. E pensate che ci arrivavano, ci lo tenevano per diversi mesi senza deteriorarsi.